Eccoci ancora qui al processo alla regata, campione italiano assoluto d'altura, trofeo Stroili. Abbiamo due tattici e due randisti, ma soprattutto abbiamo dei personaggioni, lo vedete, insomma, no? Non possiamo neanche fare una gerarchia, ma comunque Giorgio Dodo Gorla, due medaglie olimpiche, due bronzi in star. Tiziano Nava, Coppe Americhe, campionati del mondo, un po' di tutto. E qui poi passiamo invece alla gioventù. Alessandro Marega che fa il... Allora, Tiziano e Dodo fanno i tattici, mentre Alessandro Marega fa il randista, ora poi presentiamo anche le loro barche, e Matteo Polli a sua volta fa il randista, ma Matteo Polli fa molte più cose e adesso piano piano lo scopriremo. Allora cominciamo, noblesse oblige, dal nostro Dodo nazionale, Dodo Gorla. Abbiamo detto che fai il tattico su Rebel, sì, che è certo. Un first 40. First 40, come sta andando? Sì. Allora, no, prima cosa voglio dire a chi ci segue da casa che ti ho appena strappato a una riunione con il tuo equipaggio in cui stavate studiando la classifica minuto per minuto, guardando i tempi reali e i tempi compensati, cioè praticamente proprio completamente immerso nella vis agonistica di questo campionato. Beh, se accetti di partecipare, si gioca, sì, si fa sul serio. Come sta andando? Abbastanza male, perché le aspettative dell'armatore erano migliori, invece non abbiamo abbastanza, il rating non funziona tanto, cioè non abbiamo abbastanza velocità per competere per i primi posti, siamo diciamo a metà classifica. Ma non è che si dice così, allora, quando le cose vanno bene è stato bravo l'equipaggio, quando le cose vanno male è colpa del rating? Ma direi che la barca non riusciamo a compensare con la velocità, cioè andare alla velocità a cui dovremmo andare, perché tra una prova fatta bene e una prova fatta male non c'è moltissima differenza, quindi c'è qualcosa che non va nei compensi della barca, penso. Quindi è un insieme di cose. Allora, c'è una grandissima differenza tra una regata fatta benissimo, esatto, e una fatta con qualche errore. Cioè tu dici ci impegniamo al massimo, facciamo le cose fatte bene. Viene una bella regata e abbiamo fatto ottavo. Viene una bruttissima regata e magari facciamo undicesimo, cioè... C'è qualcosa che non qua. Adesso può essere un po' una provocazione, ma dal tuo punto di vista, di velista, insomma, tutta la tua estrazione, le classi olimpiche, gli one design, i monotipi e anche recentemente il dinghy, la vela d'altura, non che sia una primissima volta per te, però la vela d'altura è questo rating. Il rating è una parolaccia o è una bella vela pure questa, tutto sommato? D'altronde non si può pretendere che tutti vadano sui monotipi. Ci sono degli armatori a cui piace la vela, la regata è sempre la regata, uno sport bellissimo, e non possiamo pretendere che tutti vadano in star o in laser, o che magari ci sono degli armatori che si avvicinano alla vela, hanno una bellissima barca, mettono insieme un equipaggio e competono in tempo compensato. Certo. Senti, allora Alessandro Marega invece, gioventù, randista su Horus, che barca è Horus? Un M45, ecco, 45 piedi. Allora, un M45 che sta invece andando abbastanza bene a questo campionato. Sì, quindi oggi soprattutto. Abbiamo uno scontento e uno molto felice invece. Come si passa dalla scontentezza, dall'infelicità alla felicità in una giornata di vela d'altura? Che domandaccia. Non esageriamo, non sono molto infelice. Sono contento di essere agonisticamente qua. Parlando. Sono stato riesumato dalla pensione per questa regata. Una bellezza. Quindi non posso, non sono abilita. Senti Alessandro, invece tu, prima di arrivare a questa, diciamo, alle gioie provvisorie di questo campionato italiano assoluto d'altura, da dove vieni? Qual è la tua storia velica? Ma ho fatto fino a qualche anno fa laser a buoni livelli e dopo, dopo sono passato inevitabilmente alle barche grandi, come si dice. E quindi questo, passo dal timone alla randa mediamente, quindi... E un passato da laserista, dove hai avuto a che fare da solo con quella bella randona enorme del laser che o ci parli bene oppure non si va avanti, insomma ti aiuta. Una domanda che ti voglio fare, anche se appunto tu vieni da un'esperienza iniziale da solitario, no? Perché sul laser ci vai da solo, però adesso invece la vela d'altura, una barca d'altura, una barca di 45 piedi come Horus,
è un po' un'orchestra dove tutto deve funzionare in un certo modo per far venire fuori le note perfettamente. Ecco, spezziamo un po' una lancia da questo punto di vista qui. Infatti anch'io, soprattutto i primi tempi quando mi hanno messo il timone di una barca di queste dimensioni, non è il caso di Horus, era qualche barca precedente, ci ho ripensato alla differenza tra andare magari in deriva e avere a che fare con un equipaggio. Infatti mi chiamavano il muto perché viravo senza dire niente. Pronti a virare. E quindi l'ho anche da un certo punto di vista rivalutato. Che di solito spesso c'è un po' di, non dico di competizione, però un po' di, i due mondi si vedono un po' sempre, ognuno dall'alto in basso, e quindi questo è importante, sai perché? Poco fa qua nell'altra puntata del Processo alla Regata parlavamo di questo, un po' di questo, con il presidente federale Francesco Ettore, e si parlava di velisti delle classi olimpiche, vela d'altura. Sai che l'Italia a vela d'altura va molto bene, abbiamo anche risultati importanti a livello mondiale, mentre poi nella vela d'altura, invece nella vela olimpica, stentiamo. E lui ha detto bisogna avere una mentalità più aperta e mischiare le due cose. Quello che tu stai dicendo mi sembra che va un po' in questa direzione. Sì, anche perché credo il problema fondamentale, soprattutto per le barche olimpiche, sia il denaro per poter supportare la tua attività, i tuoi sogni, i tuoi progetti, no? Che spesso blocca tanti ragazzi come me, ad esempio, mi metto in mezzo anch'io, che arrivano a un certo punto che non ci stanno più dentro, ecco, detta proprio papale. Allora, un altro... Scusa, posso raccontarti una cosa? Dodo, ci mancherebbe. Allora, nel 1980 non ero mai stato su una barca grossa e sono stato, ingaggiato da una barca che si chiamava Buona Lana per la Wanton Cup di Napoli. E 10 minuti prima, cioè prima dell'inizio delle regate, Guy Bisso, che era il presidente federale, mi ha fatto chiamare dicendo che se avessi partecipato al campionato non sarei andato alle Olimpiadi. Ecco, allora ho dovuto prendere il primo aereo dopo aver atteso 30 anni di andare alle Olimpiadi. Ecco. Questi aneddoti, ahimè, siamo pieni, quindi diciamo che effettivamente possiamo dire che in qualche modo qualcosa sta cambiando, anche se alla fine, Dodo, Sergio Caibisso resta nella storia il presidente federale con più medaglie olimpiche vinte. Vabbè, insomma, bisogna anche... No, ma infatti, però erano altri tempi ed è vero, è verissimo. Tiziano, un'altra faccia felice con te, perché Altair mi sembra che sta andando molto bene. Sì, sì, sì. Che barca è Altair? Altair III è uno scuderia 50, progetto di Umberto Felci, è la scratch boat, è la barca più grande a questo campionato, e siamo riusciti a sfruttare un po' questo vantaggio perché le condizioni qui di Monfalcone secondo me ci hanno dato anche un po' una mano. Siamo i più veloci della flotta, abbiamo un compenso con cui viene calcolato il nostro tempo reale per avere il compensato, però nonostante questo abbiamo infilato una serie di risultati che secondo me nessuno di noi si aspettava. Diciamo pure, visto che abbiamo parlato di orchestre e di equipaggi, che avete un bel equipaggio, non dico stellare, ma quasi, insomma, Andrea Caracci, Yash Farneti, Giuseppe Mascino. Sì, Pippo Burchi, Giuseppe Mascino. Quindi la domanda è, conta comunque, importante che ci siano delle teste pensanti a bordo, non solamente... Sì. No, beh, quello è fondamentale. Dei pedalatori, oltre dei pedalatori come bravissimi, sono anche simpatici, per cui non la prendono proprio sempre da arrabbiati. Cioè, noi siamo sempre contenti, come diceva Dodo, anche se va male, questo giro è andato bene, però. Allora, un altro contento, Matteo Polli. Diamo un attimo il microfono a Matteo, perché? Tanto perché comunque Sugar mi sembra che sta andando bene, come classifica generale. È la oggi barca meglio, dove tu oggi fai meglio. La randa. Però diciamo due verità importanti. Matteo Polli è il progettista di una barca chiamata Italia 998, che appunto Sugar è una di queste, che è la barca in assoluto più numerosa a questo campionato italiano assoluto, Trofeo Stroili di vela d'altura, 9-7 barche, quindi diciamo c'è una regata nella regata, ed è anche un successo
della cantieristica italiana, di un progetto italiano, della nautica e della vela italiana. Lo vogliamo spezzare una lancia un po' in questo? Allora io ti dico, giovane progettista e randista Matteo Polli, il tuo polso della situazione, come sta andando la vela anche da questo punto di vista qua? Beh dai, sta per fortuna riprendendo un po' il giro che dopo la crisi che abbiamo avuto negli anni passati, insomma, quindi si vendono più barche, ci sono più barche alle regate, c'è più voglia, c'è più spirito, tutto sta un po', si sta rimuovendo, insomma. Come si può aiutare quest'onda di ripresa? Cioè, cosa si può fare? Cosa possiamo fare un po' tutti quanti, no? Circoli velici, scuole di vela, giornalisti, media. Metterci la passione, insomma, cioè quello è la passione, e purtroppo in uno sport come questo ci vuole anche il vil denaro, perché sennò è difficile creare, diciamo, tutto questo. Però fondamentalmente, insomma, visto che l'economia sta riprendendo, sì, si vede, insomma, questa ripresa anche nella nautica. Di 9,98 se ne sono andati venduti finora 25. Per cui, insomma, e anche in tutto il mondo, tra l'altro, non soltanto qua. Un successo, sì, italiano strepitoso, 25 barche, sì, di questa barca appena sotto i 10 inaspettato metri. No? Inaspettato. Inaspettato, sì, addirittura per, sì, voi stessi. Sì. Al contrario, la domanda che ho fatto prima, cioè cosa si può fare per aiutare il buon momento della vela e della nautica, potrebbe essere al contrario, cioè quali errori evitare, perché in passato di errori ne abbiamo fatti un po' tutti, no? Cioè anche nel comunicare male magari la vela. Certo, e lì è difficile rispondere, comunque si va da come va la Coppa America, perché alla fine è l'evento clou che tutti vedono, che tutti conoscono, che purtroppo sta prendendo delle strade un po' difficili per il grande pubblico, e quindi probabilmente quello è un primo errorino che forse, dico io, potrebbe essere un po', e speriamo, rimesso. Mi piace che Matteo abbia introdotto questo tema, perché negli ultimi 5 minuti di questo talk show un pochino ci facciamo un bel volo d'angelo sulla Coppa America. Sono proprio questi giorni, domani ci saranno altre due regate, quindi vediamo cosa succederà. Hai detto la Coppa America sta prendendo una china un po' particolare. Tu fai il progettista, quindi sei nel pieno di quello che può essere il futuro della vela, no? Quindi adesso ci sono i foil e ci sono le rande alari. Tu che progetti barche da crociera di 10 metri, pensi che un giorno questa roba arriverà anche su barche del genere? Beh, parzialmente è già arrivata su alcune barche che sfruttano già i foil per la stabilità, e qualcuna comincia già anche a sollevare il dislocamento, quindi essere una fonte di supporto per far stare la barca. Questo sulle barche Imoca, ecco, certo, che cominciano ad avere questo tipo di situazione. Quindi ci possiamo preparare a vedere un po' di foil, un po' di dinamica? Secondo me sempre di più, anche chiaramente, su barche da crociera, sì, crociera su barche svelte, sì, è possibile che si utilizzino sempre di più questi espedienti per aiutare la stabilità in maniera dinamica, o sfruttando il flusso dell'acqua piuttosto che il peso della chiglia, insomma. Cosa c'è nel tuo cassetto, il prossimo progetto che sta per uscire dal cassetto? Non so se posso svelare i progetti Italia Yachts. Io ho un paio di progetti in piedi, forse sarà un 30 piedi probabilmente, che è quello che forse prenderà il volo prima, me lo auguro. E poi ci sono appunto alcuni progetti con... Il volo, hai detto? Sì, il volo... Ah. Ma quindi, magari, vedi, magari. Insomma, prenderei il volo dal punto di vista del mercato, come hanno fatto gli Italia 998, o proprio dal punto di vista del foiling? Non lo so, questo è ancora da vedere. Ecco, lasciamo così il dubbio a chi ci ascolta da casa. Tiziano, tu che la Coppa America l'hai fatta, rivederla adesso, che vola da tutte le parti, con questi catamarani, che effetto ti fa? E mi fa invidia, perché io non ci posso più andare su quelle cose lì. Per cui è affascinante, a me piace, c'è chi non la pensa così, dice che non è più la Coppa America, però un qualcosa che naviga con una vela, con un'ala a 45 nodi, con 12 nodi di vento, secondo me è futuro, non è una cosa che non funziona. Cioè è esaltante, diciamo così, cioè, no? A me dispiace solo di non poterci andare. Una delle critiche che fanno i puristi è quella che non c'è più il match race, perché queste barche hanno velocità istantanee talmente diverse, basta non fare foil per 10 secondi. Sì, quello è vero, però guarda che... È uno sport diverso. È uno sport un po' diverso. Quando entri dentro nel teatro di partenza e hai 3 minuti per decidere la partenza e lanciarti a quei 20-25 nodi,
capire se devi stare sotto vento, accelerare un attimo, quello secondo me sono dei momenti dove devi avere un bel pelo, perché cioè, io non so se lo sanno fare tutti, secondo me sono quei cinque lì che adesso riescono a farlo, ma perché continuano continuamente ad allenarsi e a fare dei capitomboli come New Zealand, e quindi questo è interessante, il pelo di saper fare una partenza del genere. Allora faccio una domanda a Dodo su questo, poi torno da te, perché al timone di Team New Zealand, di Emirates Team New Zealand, c'è Peter Barling, che ha 26 anni e ha vinto due medaglie, una d'argento e una d'oro alle ultime Olimpiadi, però su una barca chiamata 49er, che è una barca acrobatica planante con le terrazze, insomma, no? E quindi può in qualche modo essere avvantaggiato a fare questo tipo di partenze. La domanda è, all'epoca tua, tu venivi da Olimpiadi sulla Star, no? Saresti stato pronto per quelli che erano i Coppa America dell'epoca? Allora mi stai parlando, io sono di un'altra epoca, cioè questa Coppa, lo siamo tutti, io sono veramente... Cioè, la mia carriera è finita, insomma, le barche della Coppa America di adesso, a parte che secondo me non la guarda nessuno, non so se dico una sciocchezza. Ecco, quindi tu, il tuo giudizio non è positivo? No, assolutamente no, cioè a me sinceramente non è lo sport che io ho fatto, insomma. C'è un'altra cosa, vedo della gente col casco, con la protezione per la schiena, che vanno a 59, cioè non so, però non è il mio sport. È interessante questa visione diversa. Non tra mi interessa, due... è una cosa talmente tecnologica che è un altro mondo, cioè forse non avrei fatto vela se fossi nato adesso, diciamo, cioè io ho visto un'altra cosa, ecco. Sentiamo Alessandro Marega, che ha quanti anni hai? 25. 25, quindi l'età di Peter Barling. Te come la vedi? È vela? È un altro sport? Non ti interessa? Non la vedi? È bellissima? Com'è? Non la vedo perché non ho i canali a pagamento, però... E questo è un elemento, perché apriamo parentesi, il problema è che l'hanno resa complicata da vedere, no? Diciamo l'hanno resa un po' forse di nicchia. A proposito di errori che i media devono evitare di fare. L'hanno resa forse un po' di nicchia rispetto alle puntate precedenti. Però mi affascina, è sempre stato un mio sogno, forse irrealizzabile, però da quando ero piccolo c'era Luna Rossa, quindi... che era proprio forse il momento più alto dal punto di vista anche di ascolti alla televisione, mediatico, sì. Coppa America da velista giovane poteva essere un po' un sogno, un obiettivo, no? È ancora, ancora un sogno. Tuttora, tuttora. Credo, quindi vedremo credo cosa che succederà. Per un velista credo sia la massima ambizione, poi... Oltre alle più Olimpiadi. Delle Olimpiadi. No, ah, no. Okay. Insieme alle Olimpiadi. Sì, sì. Non perché c'è Dodo qui seduto. No. A proposito delle Olimpiadi, vorrei dire che veramente la copertura televisiva è stata veramente una cosa. Guarda, Fabio, mi dispiace, vorrei che tu commentassi le Olimpiadi. Sì. Ho visto veramente una cosa veramente impossibile, cioè commentano le Olimpiadi, non sanno la classifica, non sanno chi sono i concorrenti, commentano come fosse uno sport folcloristico, che è una bella... è complicato. Va bene, allora se uno lavoravano allora, in un metro per un metro allora, con se uno schermi invisibili allora, se no. Uno guarda le Olimpiadi di vela è uno che se ne intende, che gli piace la vela. Se io guardo le gare di sci è perché sono uno sciatore, perché non mi devono spiegare che c'è una porta rossa e una porta blu nel gigante, perché se guardo la gara so chi sono i concorrenti, so i tempi e voglio sapere cosa succede. Nella vela è la stessa cosa, se uno segue le Olimpiadi vuol dire che è un appassionato e quindi vuole sapere, non so, Chris Nicholson quante medaglie ha vinto, chi sono quelli che corrono. Non c'è stata un'informazione di questo genere. Non ultima, una cosa per cui io sono molto offeso, sono 20 anni che commentano la vela alle Olimpiadi, non so se per invidia o per cosa, ma non hanno mai nominato le medaglie olimpiche dell'Italia. Non dico questo per me e anche per il povero Alfio che non c'è più, e per Fabio Albarelli e per tanti campioni, cioè, che noi abbiamo avuto. In generale, sono mai stati nominati. Immagino per invidia di qualcuno. Guarda, che non dice è mai una cosa che non ha mai fatto niente, alle Olimpiadi ha fatto ultimo.
quindi è veramente una cosa sconfortante. È una cosa importantissima, perché io penso non so se arriverò a vedere le altre Olimpiadi. No, però comunque non le guarderò mai più, perché veramente è una cosa avvilente. Guarda, ti assicuro. Io spererei che non so, che in futuro ci possa essere un commentatore come te. Non è per adularti, qualcuno che se ne intende, che perlomeno sa i risultati. Scusa se ho approfittato di questo momento. Anch'io troppo vado in pensione, quindi hai fatto bene. No, io non sarò, perché vado in pensione anch'io. Però Tiziano, anche perché partire dalla storia dei successi, come ci sono le coppe nei saloni dello Yacht Club Hannibal, intitolati ad Agostino Straulino, a Sergio Sorrentino. Esatto. Allora Tiziano, tu prima hai detto domani cambia tutto, nel senso hai fatto un po' pensare che gli sviluppi di questa coppa che sta vincendo Emirates in New Zealand possono far cambiare qualcosa. L'ultima domanda riguarda te. Hai idea di cosa possa cambiare? Cioè ti sei fatto una... A parte che abbiamo capito che a te piacciono questi catamarani volanti. Io spero che vinca Team New Zealand, e io, pur piacendomi i catamarani, io penso che Team New Zealand cambierà tutte le regole del gioco. Per cui domani, vista la buona velocità della barca dei neozelandesi, penso che riescano a metterli ancora qualche punto. Sono un po', diciamo, scaramantici, perché dall'8-1 al 9-8 è giusto così, per l'amor del cielo, giusto così. Però se vincono loro cambiano le regole del gioco e diventa ancora magari una coppa ancora un po' più abbordabile dal punto di vista della comprensione del match race, della posizione e via dicendo. Ovviamente noi non siamo in diretta, quindi questo dei risultati, voi magari quando vedrete questa puntata del Processo alla Regata saprete già come è andata in Coppa America con i risultati, però era giusto, avete capito, insomma, no? Siamo partiti dalla vela d'altura, dal campione italiano assoluto Trofeo Stroili, e con personaggi come questi inevitabilmente siamo andati a parlare di Olimpiadi, di Coppa America, di futuro della vela. Allora, grazie ad Alessandro Marega, 25 anni, randista di Horus, se la stanno battendo proprio per il titolo, grazie all'immenso Dodo Gorla e alle sue voglie di, come posso dire, di sapere di vela e di raccontare bene la vela. Perché Dodo è stato mio maestro. Tra l'altro, Dodo, vedi? È il mio maestro con la M maiuscola. Ah, bellissimo, sì. Quindi perfetto, quindi hai anche questa bella responsabilità di aver aiutato il nostro Tiziano Nava a venire fuori. Tiziano Nava invece tattico su Altair, anche te in lotta, se non forse scaramanticamente aspettiamo, ma qualcuno dice che già matematicamente siete campioni d'Italia. E grazie a Matteo Polli, randista di Sugar, progettista dell'Italia 998, la barca più presente a questo campionato. C'è un sole bellissimo che sta tramontando dietro di noi, stasera serata degli equipaggi, musica swing, tutto molto bello qui all'Hannibal. Alla prossima puntata del Processo alla Regata.